Buongiorno e bentornati a TG Hikes. In questi mesi questo telegiornale ha raccontato non solo la cronaca che riguardava la promozione sportiva e culturale, ma anche tentato di raccontare come AICS abbia affrontato l'emergenza e come abbia cercato di accompagnare i suoi associati fuori dalla prima fase di emergenza. Ora ci prendiamo 2 settimane di pausa che devono servire a tutti noi e a tutti voi per recuperare quelle forze necessarie alla vera ripresa di sport e cultura. Il servizio. Parola d'ordine, movimento, per muovere menti e corpi e garantire comunque socialità anche in pieno periodo di lockdown. Nel corso dei 3 mesi di chiusura forzata di ogni attività, AICS ha usato il suo tempo dilatato per ripensare il futuro, ma anche per continuare a garantire i servizi di prossimità ai propri soci, compresi sport, formazione e promozione sociale. Il tutto usando il web e le piattaforme digitali, ma anche tanta fantasia e responsabilità. A dirlo sono i numeri sia dei progetti e degli eventi avviati online, ma anche della risposta massiccia delle tante associazioni affiliate che sono state in grado di rispondere all'appello di AICS e promuovere per i propri associati tanto sport e cultura online. 166 le riunioni sul web avviate nei 3 mesi di chiusura solo dalla direzione nazionale, tra corsi di formazione e riunioni strategiche, per videoconferenze accese 16 ore su 24 e oltre 2.500 persone connesse, tra cui volontari e dirigenti AICS, ai quali sono stati garantiti formazione gratuita e tante idee da sviluppare per il ritorno alla normale attività sportiva e culturale. Ma molte di più, circa 800.000, sono state le persone raggiunte dai molteplici canali di comunicazione attivati a beneficio dei soci nei 3 mesi di chiusura, dai TG alle dirette social. Alle riunioni sul web vanno poi aggiunti i tornei sportivi online, gli allenamenti in videoconferenza, i laboratori creativi, la piattaforma Resto a casa con AICS per raccogliere tutte le esperienze sportive e culturali a domicilio e perfino il concorso artistico rivolto ai più piccini e dal titolo iconico e carico di speranza Andrà tutto bene. Se sarà andato tutto bene, ancora non lo sappiamo con certezza. Tanti soci AICS non hanno ancora potuto riprendere la propria attività, ma tanti altri ci stanno provando con fatica e incertezza a ripartire pur con entusiasmo e determinazione. A chi è tramortito da paure e dubbi, AICS offre la sua vicinanza e i suoi consulenti per prendersi per mano e ripartire tutti insieme. A chi si sta allacciando le scarpe da ginnastica e tirando su le maniche, AICS apre il cuore e le menti perché ripartire è possibile e forse doveroso. Allora respira, muoviti, torna a vivere, riparti con noi. Thank you.
ora torniamo all'attualità. Mentre prosegue il confronto attorno alla riforma dello sport, è di ieri la posizione comune degli enti di promozione sportiva che chiedono pari dignità e una rappresentanza adeguata. Il servizio. Pari dignità rispetto allo sport di vertice e rappresentanza adeguata all'alta rilevanza dello sport sociale. Queste le richieste ufficiali degli enti di promozione sportiva che nel corso del confronto sulla riforma dello sport hanno rivolto il loro appello in un'accorata lettera pubblica. Sono molti anni, scrivono, che il movimento sportivo è in attesa di una riforma di sistema che metta le basi per valorizzare le grandi energie sociali che lo sport è in grado di liberare. Gli enti di promozione sportiva rappresentano la stragrande maggioranza dei praticanti e hanno dato fino ad oggi un contributo fattivo. Parlare di riforma è possibile, rimarcano, se viene affermata la dignità della propria rappresentanza in una sede appropriata, al pari dei consigli nazionali del CONI e del CIP. E se il registro delle associazioni e società sportive dilettantistiche passi dal CONI all'autorità di governo, sotto la cui giurisdizione trasmigreranno gli enti stessi. Rappresentativi di oltre 8 milioni di associati, gli enti contano sotto di loro oltre 95.000 associazioni e società sportive affiliate per un movimento in grado di sprigionare ore di volontariato e indotto economico per miliardi di euro e progetti sociali in grado di promuovere la reale inclusione delle categorie sociali più deboli, a partire da bambini, anziani e persone con disabilità. Il tutto attraverso una rete efficace con scuole, enti locali e enti del terzo settore. Chiediamo, si legge nella nota congiunta, sia garantita la libertà dell'organizzazione della pratica sportiva e dell'attività motoria. Verrebbero riconosciuti finalmente il ruolo e la pari dignità della promozione sportiva all'interno di una riforma che abbiamo fin dall'inizio ritenuto epocale. E sulla riviera Adriatica inizia il conto alla rovescia per Verde Azzurro, l'evento multisportivo AICS di fine estate. Sentiamo. Sole, spiagge e campi sportivi a misura di famiglia per un'estate che non finisca mai. AICS si getta il lockdown alle spalle e dà il via ufficiale a Verde Azzurro, l'evento multisportivo di fine estate. Tutto è già pronto sulla riviera romagnola per la 29esima edizione della grande manifestazione capace di attrarre oltre 4.000 persone da tutta Italia. Pattinaggio, sia artistico che freestyle, e poi calcio, pallavolo, tennis e beach tennis, fino alla bella dell'estate ICS, il sand basket, che tanta curiosità sta destando sulle spiagge del litorale, soprattutto a sud del paese. Mentre si stanno per chiudere le iscrizioni online ai vari campionati di disciplina che prenderanno il via dal 24 agosto a Misano Adriatico e proseguiranno fino a metà settembre tra Cervia e Cesenatico, i tecnici di AICS stanno perfezionando in queste ore e aggiornando i protocolli di sicurezza validi per l'avvio delle gare anche di contatto. AICS garantirà al riguardo spazi sanificati, controlli della temperatura all'accesso a ogni impianto e un sistema efficace di informazione interna e di vigilanza perché non vi sia l'uso promiscuo delle aree comuni e perché ingressi e uscite siano scaglionati in maniera tale da evitare ogni rischio assembramento. Fare sport di contatto è possibile pur mantenendo pulizia e distanziamento personale? Lo è se fatto con tatto. Importanti sono le responsabilità individuali e la determinazione di squadra per un avvio di stagione che sia in totale sicurezza. Determinazione è ad esempio quella messa in campo dal pattinaggio artistico di AICS che dopo la rassegna di pattinaggio freestyle aprirà in grande le danze di Verde Azzurro con oltre 1.700 atleti iscritti a partecipare. Determinazione è la parola d'ordine per la 44esima rassegna nazionale pattinaggio artistico AICS, Memorial Sandro Balestri. Misano Adriatico è pronta ad accogliere tutti i nostri ragazzi dal 26 agosto all'8 di settembre in letizia ma anche in sicurezza, grazie al lavoro della Commissione Nazionale Pattinaggio e dal lavoro di chi segue la sicurezza, ovvero la nostra Covid Manager Francesca Iaria. AICS e l'amministrazione comunale di Misano danno sin d'ora il benvenuto a tutti i partecipanti.
E riparte in grande stile anche la cultura secondo AICS. Nel cinquecentenario della morte di Raffaello, AICS propone un omaggio all'artista del tutto particolare. Sentiamo. Come ci si vestiva? Per che cosa si duellava? Come si viveva ai tempi di Raffaello Sanzio? Nel cinquecentenario della morte del grande artista, AICS lo celebra promuovendo una fine conoscenza del Rinascimento con un mezzo popolare e destinato ad avvicinare un pubblico più vasto possibile. Un docufilm, diviso in 8 episodi, prodotto da AICS e condotto dallo storico del costume Federico Marangoni, tra i massimi esperti in materia. Il documentario sarà disponibile da settembre sui canali video di AICS e affronta una molteplicità di temi, tutti uniti tra loro dalla figura del pittore, ma allo stesso tempo poco presenti nella divulgazione culturale tradizionale e negli eventi previsti dalle celebrazioni ufficiali. Dall'arte della guerra alla storia del costume, dal duello d'onore alle normative suntuarie. Ogni episodio, della durata di circa 10 minuti, tratta un tema differente e segue cronologicamente le vicende biografiche di Raffaello e la sua produzione artistica, ora per introdurre, ora per descrivere gli argomenti trattati. Alle iconografie del tempo sono poi aggiunte ampie sezioni che fanno uso di ricostruzioni storiche accurate di armi e indumenti per descrivere gli usi del tempo e di documenti d'archivio originali del XVI secolo appartenenti alla collezione privata dell'autore per illustrare il contesto culturale e normativo dell'epoca. Tra le mani del conduttore e davanti agli occhi dello spettatore si alterneranno così oggetti moderni e testi originali del Cinquecento, spade e norme suntuarie, abiti e manuali d'onore, che completano e affiancano la visione dei capolavori di Raffaello e dei suoi contemporanei. Noi abbiamo cercato di raccontare non tanto l'artista, il mio desiderio era quello di far conoscere il mondo in cui Raffaello si muoveva, che era un mondo fatto di forti contrasti, era un mondo in cui le vesti definivano le persone, un mondo in cui i duelli potevano portare via rapidamente la vita dei contendenti, dei gentili uomini e anche delle comunità. E si chiamano Italian Games e sono i giochi dell'uguaglianza voluti dal Dipartimento LGBT di AICS per portare sul campo sportivo la lotta all'omofobia. Il servizio. Un arcobaleno di colori per ricordare sul campo sportivo e fuori l'impegno di AICS dello sport sociale per la lotta a ogni forma di discriminazione, anche da orientamento sessuale. Dopo il lungo periodo di incertezza dei mesi scorsi, torna a settembre a Roma la sesta edizione degli Italian Games, 3 giorni di sport all'insegna del rispetto e dell'uguaglianza contro ogni tipo di omofobia. Certo è al momento il torneo internazionale di tennis che, organizzato da Yellow Tennis Roma dal 18 al 20 settembre, aprirà i giochi e si affiancherà ai tornei di calcio a 5 e a 11, ora in fase di preparazione. Le partite di calcio si terranno alla Torre Sporting Club e nel programma vi sarà spazio anche per l'ormai tradizionale partita dei diritti promossa dalla Nazionale Italiana di Calcio Gay Friendly. Non solo, spazio anche al confronto e alla condivisione con 3 serate di intrattenimento alla Gay Street di Roma e visite guidate per gli ospiti internazionali. Il tutto tenendo bene a mente l'obiettivo dell'appuntamento sportivo, rendere un palco visibile alla lotta alle discriminazioni utilizzando ancora una volta lo sport come strumento di coesione e inclusione sociale. Lo spiega Adriano Bartolucci Proietti, coordinatore di GAIX, Dipartimento LGBT di AICS e promotore degli Italian Games. Notevole lo sforzo di quest'anno che il Dipartimento LGBT di AICS e GAIX sta portando avanti per la realizzazione della sesta edizione degli Italian Games. Dopo la pausa nel 2019
dovuta all'importante evento, gli Eurogames, che si sono tenuti sempre nella capitale, dove lo sforzo è stato grandissimo. Torniamo all'edizione italiana dei giochi, che ci ha dato tanta soddisfazione nelle prime 5 edizioni, nonostante le difficoltà del lockdown, che ci hanno ovviamente sconvolto come tutti, sia dal punto di vista organizzativo che della programmazione. Torniamo appunto a giocare, torniamo sui campi, lo facciamo con un importantissimo torneo di tennis organizzato e realizzato da Yellow Tennis, con il patrocinio della GLTA, la Federazione Internazionale di Tennis Gay e Lesbica, un appuntamento di grandissimo prestigio perché è un torneo appunto internazionale. E affiancheremo a questo importante torneo dal 18 al 20 di settembre anche le classiche attività legate al calcio a 5 e al calcio a 11, con la partita dei diritti della nazionale italiana calcio gay friendly. Non si limita solo a questo, come sempre gli Italian Games sono un momento di incontro e di confronto finalizzato al superamento di ogni forma di discriminazione razziale per orientamento sessuale e identità di genere, ma non solo, è diventata una grande festa, un momento di incontro. Il calendario 2021 di ICS sarà disegnato dai giovani artisti italiani. Si rinnova anche quest'anno il concorso di idee rivolto agli istituti d'arte e ai licei artistici del paese. Ogni anno partecipano centinaia di ragazzi che ci regalano mille modi diversi di vedere l'associazione, il servizio. Mani che si stringono, quadri di noti artisti che diventano campi da gioco, linee che si intrecciano a formare un atto sportivo o un gesto d'amore. In questi anni il volto di ICS ha cambiato forme decine di volte grazie all'estro degli studenti d'arte di tutto il paese. Anche per il 2021 ICS lancia il suo concorso di idee rivolto ai licei artistici e agli istituti d'arte per disegnare il futuro calendario dell'associazione. In palio una borsa di studio da 2.000 euro e la possibilità di essere esposti in ben 12.000 spazi diversi, tanti quanti sono i sodalizi affiliati ad ICS e i suoi comitati territoriali. Le classi, al loro rientro a scuola, avranno dunque 40 giorni di tempo per inviare alla direzione nazionale di ICS i propri bozzetti grafici. 13 tavole in tutto, una per ogni mese più le copertine. I lavori verranno valutati da una commissione esaminatrice che si riunirà a Roma, nella sede di ICS nazionale, il prossimo 22 ottobre. L'istituto che vincerà la gara potrà portarsi a casa l'ambito premio da spendere nel diritto allo studio. Le 13 tavole dovranno raccontare in immagini l'impegno di ICS nella promozione sociale e sportiva attraverso i valori messi in campo e i suoi settori di azione, dallo sport alla cultura, dall'ambiente alle politiche sociali. Oltre alla proposta creativa, dovrà essere redatta una relazione tecnica di accompagnamento che spieghi e argomenti le scelte grafiche e creative adottate. Una volta inviata la proposta, questa verrà valutata da un team di esperti guidata dall'artista di fama internazionale Ido Erani, per anni anche docente di scuole d'arte. Sono 3 anni che faccio parte di questa bellissima iniziativa della commissione giudicatrice del concorso ICS di Roma, dove ci sono ragazzi che partecipano da ogni parte d'Italia e sono le giovani speranze e promesse dell'arte italiana. Ringrazio immensamente il dottor Bruno Molea che mi ha dato questa possibilità di partecipare a questo bel evento. E sta per volgere al termine questo lungo anno associativo che di certo rimarrà negli annali di storia per le difficoltà legate alla pandemia Covid-19. Serve guardare al futuro con alta specializzazione, con preparazione, ma anche con ottimismo. ICS lo fa lanciando la nuova campagna associativa, che vedrete è del tutto speciale. La scopriamo insieme nel servizio. Socialità, sport per tutti e cultura, come occasione di inclusione sociale, specie delle persone più a rischio emarginazione. Dopo il lockdown siamo tutti diversi, ma ICS resta per l'associazionismo sportivo e culturale un porto sicuro. Per questo, seppur diversi ma uguali nello stare vicino ai nostri soci, ICS lancia la nuova campagna associativa per il 2020-2021, al grido di «Verso un nuovo noi».
Solo in ICS un team di esperti progettisti, consulenti e operatori culturali e sociali sono in grado da tempo, grazie alla rete degli oltre 40.000 volontari di ICS sparsi in tutta Italia, di analizzare e individuare i bisogni emergenti delle comunità e darvi risposta con una ricetta infallibile a base di sport e cultura per tutti. Non solo, gli stessi consulenti e tecnici di ICS garantiscono anche servizi di comunicazione, di progettazione, consulenza su assicurazione e organizzazione territoriale, aiuto nella gestione degli eventi sportivi e culturali, oltre che informazioni su convenzioni e scontistiche per gli associati. L'esperienza del Covid ci insegna che per il futuro sarà indispensabile accorciare ancora di più le distanze tra i territori, garantire servizi di prossimità, garantire la socialità anche nel distanziamento personale, specie per le categorie più a rischio. ICS, quale ente di promozione sportiva e sociale, è d'altronde anche promotore di salute e benessere psicofisico. Da qui passerà il futuro, con uno sguardo rivolto ancora di più allo sport e alla cultura come strumenti per il recupero del tempo perduto, degli spazi annullati e della salute di comunità. Il Covid ci ha cambiato, ma ci ha reso più forti e diversi, verso un nuovo noi. Per consultare la guida ai servizi 2020-2021, www.ics.it. E in chiusura vi ricordiamo la raccolta fondi sport per crescere volta a donare voucher sportivi a bambini e ragazzi figli di famiglie in difficoltà economiche. Continuate a donare anche dalle ferie su www.ics.it. E con questo è tutto, noi vi auguriamo un buon fine settimana e con TGIX ci rivediamo a fine agosto.